Salve, sono Orfeo Cut. Più che parlare di me stesso in questa breve intervista, vorrei parlare della lista dei suoi componenti. Parlare di un gruppo di giovani, meno giovani, donne e uomini coraggiosi che hanno deciso di metterci la faccia. Ma perché dico metterci la faccia? Perché purtroppo stiamo attraversando un momento difficile che è difficile sia a livello economico, finanziario, ma anche e soprattutto a livello politico. La gente è sfiduciata, la gente è davvero è arrabbiata e l'antipolitica sta sempre più prendendo passo. E questo fa sì che nel futuro potremo anche davvero rischiare che si sgretolino quelle che sono le fondamenta, le basi della nostra democrazia. I valori della sinistra, gli ideali della sinistra, non sono un qualcosa di virtuale, è un qualcosa di reale. E appunto, grazie al fatto che ci sono ancora in Valle d'Aosta, a mio avviso, delle bellissime intelligenze di uomini, di donne, giovani e meno giovani, soprattutto meno giovani che hanno dato tanto al partito, hanno dato tanto alla sinistra valdostana. Ebbene, questa intelligenza, a mio avviso, la Valle d'Aosta non può permettersele di perdere, perché sono una ricchezza, ed è una ricchezza che dobbiamo tenere stretta. Ed è appunto per questo motivo che vi chiedo, il 26 di maggio, pensate a questa lista, pensate a questi ragazzi. La sinistra in Valle d'Aosta deve proseguire il suo cammino. La sinistra è importante per la Valle d'Aosta, e non mi stancherò mai di dirlo. La Valle d'Aosta ha bisogno anche e soprattutto della sinistra.